Ben ritrovati e benvenuti all'appuntamento con il nostro giornale. Dunque, parliamo della presa di posizione degli imprenditori che devono aprire i loro opifici nelle aree industriali di Nocera Inferiore, Casarzano, dove è previsto un maggiore impegno, e a Fosso Imperatore. Chiedono all'amministrazione comunale, lo hanno fatto attraverso una lettera inviata al sindaco Manlio Torquato, chiedono un preciso impegno, soprattutto un cronoprogramma, perché scottati dalla lunga attesa per arrivare alla graduatoria. Ma oggi devono mettere mano al portafoglio e vogliono sapere che tempi ci vorranno per poter edificare i loro capannoni. Vediamo. Sembrava fosse arrivato il sereno per il completamento e l'ampliamento delle aree industriali di Casarzano e Fosso Imperatore dopo la pubblicazione da parte dell'amministrazione comunale di Nocera Inferiore, e invece non è così. Gli imprenditori, riuniti nel consorzio Nuceria che lavora, ora mostrano i muscoli scottati dalla lunga attesa, diversi anni, per arrivare alla graduatoria definitiva. Il prossimo passo è la sottoscrizione della convenzione che prevede da parte degli imprenditori e gli artigiani di metà dell'intero investimento. Ed è qui che è sorto il problema. Sembra che il Comune non abbia preso impegni nell'assicurare tempi certi per passare ad una fase esecutiva. Gli industriali hanno inviato una lettera al sindaco Manlio Torquato, nella quale sottolineano che nel testo della convenzione non si dettaglia né si prevede alcun impegno da parte dell'amministrazione comunale in ordine alla tempistica di completamento della procedura, a fronte del versamento immediato da parte degli assegnatari della metà dell'investimento. Scorgiamo in quelle righe, si legge nella lettera inviata all'amministrazione comunale, la volontà del nostro interlocutore di non interloquire, di applicare la procedura nella sua essenzialità e formale successione di atti, senza avere riguardo alle esigenze di chi vuole investire a Nocera Inferiore una consistente parte delle proprie risorse, mettendo in gioco la propria sopravvivenza come attività produttiva e posti di lavoro. Alla luce di questa semplice riflessione, oggi, continuano gli aderenti al consorzio, vi rappresentiamo la nostra unanime e meditata volontà di anteporre alla sottoscrizione della convenzione l'adozione da parte dell'amministrazione comunale, nella forma più idonea, di un cronoprogramma concordato con noi assegnatari, nel quale riversare quelle poche e chiare nostre istanze che in questo momento storico ci attendiamo non vengano ignorate e mortificate dalla parte pubblica. Il sindaco Manlio Torquato, informato della vicenda, si è detto disponibile ad accelerare i tempi attraverso un incontro con gli imprenditori per superare questo ostacolo. Rispetto del nostro lavoro, così come noi abbiamo rispetto del vostro. Parliamo sempre di sviluppo, perché si immagina un nuovo futuro, un futuro diverso dall'attuale per il patto territoriale dell'Agro, che da tempo ha perso smalto, soprattutto ha terminato gli obiettivi che erano stati immaginati. Infatti è atteso per il prossimo 16 maggio un incontro tra il presidente della Regione Campania De Luca e i sindaci del territorio dell'Agro Nocerino-Sarnese. Vediamo. Patto territoriale dell'Agro può essere uno strumento significativo per il rilancio del territorio, ne è convinto il presidente della provincia di Salerno e sindaco di Sarno Giuseppe Canfora, pronto a recepire tutte le problematiche dei comuni. Atteso per il prossimo 16 maggio un incontro con il governatore Vincenzo De Luca. Bisognerà fare dopo il 16 maggio, perché il 16 maggio ci sarà l'assemblea con il governatore De Luca. E ci saranno tutti i sindaci della Valle del Sarno, del patto, insomma, ci saranno amministratori. In quella sede vaglieremo con attenzione non soltanto le esigenze che vengono dal basso, cioè le esigenze che vengono dalle città, che vengono dai sindaci, che vengono dagli amministratori. Noi porteremo al governatore le esigenze dell'Agro Sarnese Nocerino. So bene che il governatore vuole concentrare la sua attenzione su 3-4 temi che potranno essere, come dire, a vari livelli, a livello comunale, a livello sovracomunale e a livello regionale. Intanto la patto continuerà ad esistere.
perché uno strumento di concertazione o anche due strumenti di concertazione possono essere significativi per il rilancio dell'agro. Ma valuteremo, ecco, insomma, in questo momento valuteremo se l'utilizzo di questi strumenti sono ancora validi oppure no. Un operaio del consorzio di bacino Salerno 2 ha tentato il suicidio questa mattina in via Ostaglio a Salerno. L'uomo, disperato, ha minacciato il gesto estremo a causa delle difficoltà economiche cui versa assieme alla sua famiglia e a tanti altri operatori che non ricevono lo stipendio da diversi mesi. Un gesto di disperazione che si è registrato anche presso la sede amministrativa della società che si occupa della raccolta dei rifiuti. Altri dipendenti del consorzio, visto il loro compagno, il loro collega, tentare questo gesto estremo, lo hanno imitato salendo sul cornicione e sulle finestre della sede amministrativa del consorzio. Fondamentale il lavoro delle forze dell'ordine per placare gli animi. I lavoratori hanno annunciato che da domani incroceranno le braccia e non effettueranno la raccolta dei rifiuti. E si va verso una definizione anche per quanto riguarda la vertenza dei forestali, perché il presidente della regione, Vincenzo De Luca, ha invitato tutti i presidenti delle comunità montane a valutare la possibilità di attivare l'istituto dell'anticipazione di tesoreria sui fondi trasferiti dalla regione per poter pagare delle spettanze arretrate. Intanto la Guardia di Finanza di Salerno questa mattina ha effettuato un maxi sequestro ad Eboli. Su disposizione della Procura della Repubblica di Salerno ha bloccato beni e disponibilità immobiliari riconducibili ad alcuni soggetti delle province di Salerno e Potenza, operanti nel settore dell'alta ricettività turistico-alberghiera. Nel corso dell'attività i finanzieri hanno accertato che una società di Battipaglia, pur dichiarata fallita dal Tribunale di Salerno, subito prima del fallimento ha proceduto a trasferire un unico ramo d'azienda produttivo, ovvero comprendente gli immobili realizzati attraverso i contributi pubblici, ad un'altra società. Il complesso è stato sequestrato. Intanto la Polizia di Stato di Battipaglia ha identificato e denunciato 4 cittadini stranieri per una rissa che si era verificata sabato scorso all'ingresso di una discoteca in via Spineta sulla litoranea tra Battipaglia e Eboli. Si tratta di 3 cittadini rumeni e un albanese, quest'ultimo tra l'altro ricoverato al pronto soccorso per delle ferite da coltello, da arma da taglio. E ora andiamo invece nel Napoletano, dove sono state arrestate 20 persone, un'intera banda che taglieggiava imprenditori, addirittura arrivando a sparare colpi di arma da fuoco contro le loro abitazioni e contro le loro fabbriche. Vediamo. Venti arresti per i clan di Camorra, Davino e Anastasio, operanti tra Castello di Cisterna, Pomigliano d'Arco, Somma Vesuviana e Sant'Anastasia. Una operazione condotta dai carabinieri di Castello di Cisterna su impulso della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli per reati di tipo mafioso legati all'estorsione. Metodi cruenti come la cosiddetta stesa, consistente nello sparare ripetutamente sulle abitazioni delle vittime a scopo intimidatorio. In un video vengono anche mostrate le intimidazioni ai danni dei titolari di un centro scommesse. Tra gli arrestati anche 2 donne, di cui una legata sentimentalmente al boss Giovanni Davino. Ascoltiamo il colonnello Rino Coppola, comandante dei carabinieri di Castello di Cisterna. I carabinieri di Castello di Cisterna durante la notte hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 20 soggetti indagati per i reati di associazione camorristica, estorsione, spaccio di sostanze stupefacenti. Gli indagati sono ritenuti responsabili anche di un tentato omicidio e di un pesante pestaggio verificatosi nell'anno 2013 in Somma Vesuviana. L'operazione ha consentito di individuare i componenti dei clan camorristici Davino e Anastasio operanti sui territori di Somma Vesuviana, Sant'Anastasia e zone limitrofe.
L'inchiesta non è ancora conclusa, le indagini sono tuttora in corso, è stata peraltro acquisita durante le attività di perquisizione svolte questa notte una mole consistente di documentazione che dovrà essere sottoposta al vaglio degli inquirenti. Ancora nel napoletano per un'altra notizia di cronaca, le indagini che riguardano questa donna torturata e uccisa con 3 colpi di pistola, una donna di 41 anni, aveva dei precedenti per spaccio di droga. Vediamo. È stata uccisa con 3 colpi di pistola, di cui 2 alla testa, la donna trovata morta ieri sera a Melito, in provincia di Napoli. La vittima è Giovanna Arrigoli, 41 anni, nubile, la cui scomparsa era stata denunciata ai carabinieri 2 giorni fa da un'amica che viveva con lei, preoccupata per il mancato rientro a casa. Giovanna Arrigoli aveva precedenti penali per droga risalenti ad alcuni anni fa e risultava anche per questo motivo avesse scontato un periodo di detenzione. Negli ultimi tempi gestiva un bar a Melito. Il cadavere è stato trovato, su segnalazione di un passante, in un cantiere edile abbandonato alla periferia della cittadina. Il corpo era parzialmente coperto di terreno fresco, dettaglio che fa ipotizzare un omicidio commesso altrove e un tentativo di occultare il cadavere interrotto dall'arrivo di qualcuno. In zona è stato trovato anche un piccone. L'indagine dei carabinieri della compagnia di Giugliano, diretta dal capitano Antonio Delise, si sviluppano a tutto campo. Ed ora cambiamo decisamente argomento, parliamo di politica, la politica che ha riguardato la città di Scafati dal dopoguerra sino ai giorni nostri. È in corso questa mostra per ricordare la prima città rossa, la prima città guida comunista della provincia di Salerno all'indomani del termine della guerra. C'era a inaugurare la mostra ieri sera Massimo D'Alema. Vediamo. In alto a sinistra è una mostra che racconta un secolo di storia e di battaglie politiche del Partito Comunista Italiano a Scafati dalle sue origini fino al 1994. Una storia di libertà e giustizia, di uguaglianza e di emancipazione sociale, di uomini che hanno saputo lottare ogni giorno ostinatamente per costruire un altro mondo. Il racconto di una piccola città di provincia, Scafati. Che ha alle spalle una storia affascinante e lunga. Insediamento industriale tessile già nell'Ottocento, grazie a degli industriali svizzeri, vede da subito il formarsi di una prima coscienza sociale e politica con le prime formazioni sindacali e partitiche che porteranno ad aspre lotte con gli scioperi di fine Ottocento e primo Novecento, tutti duramente repressi. All'inaugurazione di ieri sera, alla biblioteca comunale, c'era l'ex premier Massimo D'Alema, che ha ricordato anche la figura di Aldo Moro, di cui ieri ricorreva il 38° anno del suo assassinio. Io penso che Moro sia stata una delle personalità fondamentali della storia italiana del dopoguerra. Anche per la profondità del suo pensiero e per la capacità che ebbe di guardare al futuro e di rendersi conto che bisognava che la grande forza comunista che era congelata all'opposizione fosse via via portata dentro un'area di collaborazione e di governo. Quindi ritengo da questo punto di vista che l'assassinio di Moro sia una data cruciale, perché in realtà è con l'assassinio di Moro che finisce il momento, si potrebbe dire la spinta propulsiva della Prima Repubblica. Lì comincia un declino che poi ci portò alla caduta all'inizio degli anni 90 e all'inizio di una nuova stagione.
Quella di Scafati è stata una lunga storia antifascista guidata da personaggi emblematici che parteciperanno alla guerra civile spagnola come Bernardino Fienga e Antonio Ferrara e dirigenti autorevoli del partito come Ludovico Siciniano, primo sindaco della Scafati liberata dai nazifascista e membro dell'Assemblea Costituente. Palmiro Togliatti, che tenne a Scafati nel 1944 un comizio memorabile che lanciò in Campania il nuovo partito per superare quello massimilista di Bordiga, definì la città Scafati la Rossa, triangolo industriale dell'area napoletana salernitana insieme con Torre Annunziata e Castellammare di Stabia. Pensavamo fosse giusto dare un contributo a questa città per ricordare ciò che davvero è stata Scafati, le sue tradizioni, le sue battaglie, la sua storia, anche per provare a capire cosa accade oggi. Ecco, noi vogliamo far tesoro di quelle battaglie per provare a dare un contributo di rinascita alla nostra città. La prima città è Rossa dell'Agro, una delle quattro città campane dopo la fine della guerra ad essere a guida comunista, ma soprattutto un insediamento operaio e contadino dal quale sono partite sia la liberazione di Scafati il 28 settembre, sia trasse linfa vitale il Partito Comunista Salernitano. E quindi il nostro è anche un omaggio a tante scelte di libertà che fecero molti nostri concittadini ingiustamente dimenticati. E oggi voi vorreste liberare la città da chi? Noi oggi vorremmo liberare la città da chi ingiustamente la opprime. Lo facciamo anche partendo da valori e tradizioni di libertà, di sviluppo sostenibile, di un'idea di città diversa da chi vorrebbe una Scafati senza memoria. E sulla buona sorte. E si parlerà di lavoro, tessuto economico e coesione sociale, riflessioni e proposte per Salerno e provincia in un incontro organizzato dalla CISAL, la Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori, in programma giovedì 12 maggio alle 16 a Palazzo Sant'Agostino, sede della provincia di Salerno. Aprirà i lavori Lucia Pagano, segretaria provinciale della CISAL. Concluderà invece i lavori Francesco Cavallaro, che è il segretario nazionale del sindacato appunto della CISAL. Ed ora una serie di appuntamenti che riguardano la città di Nocera Inferiore. Giovedì prossimo alle 17 alla Biblioteca Comunale si svolgerà un seminario sulla street art denominato Push Up the Story, le forme e i colori della street art, inserito nell'ambito delle iniziative socioculturali promosse dal servizio Biblioteca Informa Giovani appunto del Comune di Nocera Inferiore. Invece sabato 14 maggio torna la seconda edizione della manifestazione Nocera, Città della Musica, con le piazze e le strade che si trasformeranno in tanti teatri all'aperto per offrire ai cittadini momenti musicali. Ed infine domenica 15 maggio in piazza Cicalesi torna la fattoria didattica con l'obiettivo di far avvicinare i cittadini, in particolare i bambini, al mondo della natura e degli animali. Intanto ieri Nocera ha celebrato il suo santo patrono, San Prisco. Vediamo com'è andata.